Ragazzi, eccoci. Allora, vediamo dove andremo stavolta. Ok, possiamo usare lo spostamento veloce. Qui. About the town. Portiamo il coltellino a Buck, così non rompe più i maloni. Ci dà l'amico. O l'amica. Magari una fica. No. Sì. Forse potrebbe essere una fica. Mi ricordo che si chiamava Kate. Kit, magari una fica, magari un coglione. Vediamo se ne valsa la pena. Ok. No, devo andare da quella, quindi giro di qui. Che cazzo stai dicendo? È impazzito quello lì. Essere un burattino è facile. Lasciati andare. Mi sa che prendo una foglia. No, vabbè, si fotta la foglia. Prendo questa di foglia. Una foglia verde. Bisogna fare sempre la scorta. Si sa mai. Ok. Oh, finalmente. Abbiamo finito il gioco. No, non è vero. Ne manca ancora un bel po'. Vai a casa di Buck, ci sono ma non trovo la porta, puttana troia. Ah, eccola. Hello, bitch! L'hai trovato? Dai, dammelo. Prima, Kit. D'accordo. È dietro la porta. Immagini essere sputellati da questo, come se Shakespeare ti pugnalasse con il calamo. No, non è una fica. Basta, ti prego, ti scongiuro, non mi toccare, non ce la faccio più. Jason, tirami fuori di qui. Dai, ti supplico, amico, devi tirarmi fuori di qui. Ti tiro fuori, ok? Sì, lo prometti. Promettimi. Ah, sì. A proposito, ragazzo, ti ringrazio, eh. Mi piacerebbe davvero dimostrarti la mia gratitudine. Sai, oh, come cazzo. si fa tra uomini? No, no. Ho detto che potevamo andare. No, 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 no. Ho detto che Kit poteva venire con te, ma tu non vai da nessuna parte. Adesso ce ne usciamo dalla Andate porta. quando lo dico io. Ora decide questo Mi vai bene anche al sangue, come una bistecca. Allora adesso lo ammazzo. Ma che cazzo è? Stiamo lottando in una discoteca? Muori, stronzo! Ti apro. Che cazzo di preliminari malati. Muori, merda. È arrivata la tua ora, stronzo. Oh. Un calcio grande. Abbiamo fatto fuori. Sei salvo. Jason, sicuro che sia morto? Direi, Più morto di Elvis. Andrà tutto bene. Vieni con me. Conosco un posto dove sarai al sicuro. Beh, è stata una missione piuttosto veloce. Mi sa che ne facciamo un'altra. Se ci avanza tempo. Lecca, osserva, caricamento, guarda. Ho letto anche Pinolo 1. C'è scritto Pinolo 1 anche. Ah, ragazzi, sinceramente non so cosa farò dopo Far Cry 3 e Tomb Raider. Ci devo pensare attentamente. Non lo so, proprio non ho idee. Forse farò. Preferisco il trick, ecco. Forse, dico, forse farò Bioshock Infinity. Sempre se mi gira sul portatile. Quindi incrociate i peli del culo e della barba e di tutto, anche del pube. Daisy, Lisa e Oliver sono qui. Incrociateli per me. Sicuro. Senti, non raccontare niente, ok? Ok. È un mondo di merda. Credevo di saper badare a me stesso. Ma invece. Senti, ti riprenderai, ok? Nessuno si riprenderà. Troverò Riley e
E saremo a Santa Monica in men che non si dica. Riley è morto. Mi spiace. Ha provato a scappare e gli hanno sparato. Oh, cazzo. Kit! Mi spiace. Kit! Prego. Ehi! Hey. Oh, Riley. Fratello, che cosa ti è successo? È una lunga storia. Laviamolo. Laviamolo! Va a Sir Hoyt, figli di puttana. Un fratello non bastava. Li prenderò. Tutti. Lo giuro. Scusa, non ti ascoltavo, pensavo ai cazzi miei. Jason, che ti succede? Riley è morto. Hai bisogno di tempo. Stai un po' qui, ci sono io. Mi prenderò cura di te. Tu non c'entri niente! Ma che cosa stai dicendo? Mio fratello è morto. Devo farmene una ragione da solo, ok? Ok. Se hai bisogno, sono qui. Poveraccio, dai, non si trova nulla alla fine. Lecca, partita, vinci, sangue, follia, amici. Ah, Dio. Riley non ho capito che cacchio è. Cioè, non mi ricordo la sua faccia. Boh. Esci dalla grotta e siamo usciti. Oddio, guardate dove cazzo devo andare. 2500 metri. La posso raggiungere con lo spostamento veloce? Yeah, baby. È possibile? Come? Volevo fare anche Splinter Cell, il nuovo. Ma anche quello sono dubbi sul fatto che mi funzioni. Punti abilità ottenuti. Vabbè. Allora. Datemi un'altra missione. E ora? E ora? Sì, è mezzogiorno. Bentornato, Jason. Avevo quasi dimenticato la tua faccia. È bello rivederti. Il pugnale. Ce l'hai con te? Certo, il mio negro. Sei tornato da noi con ciò che è stato perduto. Questa lama versò il sangue dei nostri avi. Ora è stata presa e i morti vendicati. Vieni con me. Lasciateci. Mi sta iniziando a piacere questa sgualdrina. Però non mi piace il suo taglio di capelli. Cazzo, è rasata ai lati. Manco stesse facendo la... Stesse curando del cancro. Boh. Qual è il tuo desiderio? Trombare i miei amici. Veramente? Voglio uccidere Vasse Hoyt. Che taglio di... Guardate, ha una capigliatura ignorante. Una volta, tanto tempo fa, c'era uno stagno di loto di acqua pura. La riva era composta di sabbia vellutata e il profumo dei fiori aleggiava nell'aria. Ma sotto lo stagno viveva un gigante e divorava chiunque si avvicinasse. Un guerriero del reame del nord. Sentì parlare del gigante e giurò di ucciderlo. Dipinse Tatao sul suo corpo e attinse al potere della terra dei morti. E quando fu pronto, percorse il sentiero per lo stagno del loto. Il gigante si erse dalle acque immobili. Il guerriero alzò il suo pugnale e tagliò di netto la testa del gigante. Il teschio del gigante cadde a terra e divenne la nostra isola. I discendenti di quel guerriero
Questi vennero i Racket. La nostra gente. Ora è sorto un altro gigante. Dimostra che sei degno dei Tatau. Aiutaci a liberare i nostri prigionieri e io ti darò il potere che desideri. Ok. Allora, guerriero, ci rivedremo. Presto. Ma quindi ora devo aiutarli a liberare. Non so. I prigionieri? Così ha detto. Jason, stiamo per attaccare un convoglio di prigionieri di Vaas. Qual è il piano? Un'imboscata. Incontra gli uomini che ti aiuteranno a Churchtown. Saranno felici di darti una mano. Ok. Beh, ragazzi, ci vediamo nel prossimo capitolo. Ciao a tutti e divertitevi.